Jacopo Soviero, un legame che lo accompagna a Biella. Prima o poi dovevi arrivare nel ricordo di tuo zio, suo zio Giovanni, aveva il 10 sulle spalle. Ah, era un bomber, tirava le punizioni, e invece tu hai scelto un'altra disciplina. Sì, a differenza di mio padre e mio zio, ho scelto il basket, poiché ho intrapreso questa strada con i miei amici, però sono comunque rimasto legato al mondo del calcio, appunto perché è una cosa di famiglia e quindi lo seguo sempre lo stesso con mio padre e mio zio. Sembra impossibile per chi conosce la famiglia Soviero pensare che un esponente della famiglia Soviero, cresciuto a pane e calcio, penso, abbia scelto un altro sport, abbia scelto la palla a spicchi. La prima volta, perché hai scelto la palla a spicchi? Ma un po' per le amicizie, un po' perché il basket come gioco mi ha sempre divertito un po' di più magari, e questo è. Poi mio padre non mi ha mai limitato, ho detto sì, meglio se giochi a calcio, ha sempre accettato la mia scelta. Ultima considerazione, uno zio che gioca col 10 sulle spalle, un leader di terza serie, di serie D, veramente un giocatore fortissimo, uomo squadra, leader, e tuo papà, grande portiere, Regina, Genoa, e diciamo famoso anche per aver spaccato il sistema in un certo modo, non si è piegato a quelli che erano dei diktat, delle regole non scritte, ha fatto capire che c'è gente che ha la schiena dritta. Sì, sicuramente è una qualità della mia famiglia questa, sia da parte di mio zio che di mio padre, è una famiglia di valori. Alla prossima partita ricordiamoci sempre che non c'è il 2 senza il 3. Jacopo Soviero, e il 4 viene da sé.